Cioè io faccio la parodia dei supereroi perché li amo, perché sono un punto un nerd che legge ancora i supereroi nonostante la mia età. Come vi siete conosciuti? Un locale di scambisti. È solo un'amicizia genitale. Lillo Dragone, parliamone. Commentiamo questa cosa a gamba tesa proprio. Il dragone, il tuo soprannome da scambista. Ah, il dragone, no, sto io ben un attimo. Ho detto scusa, il dragone. C'hai una tavola. Ah, sì, Lillo Dragone. Sì. No, vabbè, sì, sai che c'è, quello è sempre, io adoro fare i personaggi messi in imbarazzo, è una cosa che mi diverte troppo. Il personaggio che si arrampica sugli specchi per me è sempre divertente da fare, poi mi fa ridere e mi piace farlo, quindi abbiamo creato quella situazione appunto del dragone, che era abbastanza imbarazzante, devo dire. E a proposito di imbarazzo, continuo su questo tema, perché appunto si parla di Lillo come maestro del sesso, ma il personaggio di Guzzanti dice che il sesso è solo un'amicizia genitale, ci sono un sacco di altre parti del corpo sottovalutate come i gomiti. Giustizia per i gomiti, che ci dobbiamo fare questi gomiti? Anche il duodeno. Diciamo. Anche il duodeno, esatto. Sì. Amici del duodeno. Sì, parliamone, Sermonti, questi gomiti. Beh, io penso che i gomiti siano stati un pochino, abbiano sofferto un pochino del Covid. Ecco. Sì. Cioè si è un po' spento l'erotismo perché è stato un obbligo di questo gomito, per cui si è un pochino infeltrito il gomito come oggetto, diciamo, sensuale, secondo me. Io tu sempre, hai rilanciato la roba. Io ho sempre avuto, sempre pensata così, insomma, che c'è sempre stata, dalla notte dei tempi, una grande invidia di tutte le parti del corpo per la parte genitale, perché quella più presa in considerazione, quella più citata, quella più coccolata, capito così? Quindi secondo me c'è una grande invidia da parte, specialmente dei gomiti, perché certo. Fanno un lavoro la solitudine della clavicola. Vogliamo parlare della solitudine della clavicola. Esatto, parliamo. Vogliamo parlare della malinconia delle rotule. La malinconia delle rotule, vogliamo parlare. Popliti. Capito? Cioè sono parti del corpo che non vivono momenti di gioia vera. Cioè fanno il lavoro sporco, però nessuno li valorizza. Nessuno li valorizza, capito? Questa è una cosa buona, perché questa serie parla di quello. Esatto, di gomiti e clavicole. E il tema è questo. C'è il multiverso, una cosa incredibile, l'homme e merda nel multiverso napoletano. Marò, brava! Cioè, stupendo, come vi è venuto in mente? E poi pensiamo anche a un multiverso romano per una terza stagione, vorrei sapere un equivalente dell'homme e merda che vorreste nel multiverso. Romano? Romano potrebbe essere, come si può dire, l'homme e merda romano, come... Ma... Sormae. Potrebbe essere, sì, spero, no, spero. Tu parla. A busta già, no. Busta di piscio. Busta di piscio. Questo è notevolissimo. Busta di piscio. Una citazione. Sì, una citazione. Che bel personaggio, busta di piscio. Sì, sì, ce l'avevo il mio vecchio figlio. Busta di piscio ha a che fare con la prima stagione, tra l'altro. No, allora, sì, vabbè, no, ci pensiamo, te lo facciamo sapere, ce lo facciamo okay. sapere. E intanto il multiverso napoletano, come vi è venuto in mente? Perché è una roba fantastica, secondo me. Ma, diciamo, quello è un universo produttivo che, diciamo, parallelo al nostro, ma coesistente col nostro universo, nel senso in cui il nostro povero personaggio viene coinvolto. Vabbè, con logiche... Fondamentalmente quello che ci divertiva era un film pensato da dei malviventi, per cui i buoni esatto. sono loro e i cattivi sono i buoni, cioè è tutto rigirato, tant'è che distorta, i poliziotti sono presentati come orchi verdi, capito? E appunto è quello che viene chiamato è homme e merda, in realtà è un buon, dovrebbe essere un buono, perché uno che lavora per la polizia teoricamente, e però in quella versione lì homme e merda è un cattivo. Tu finisci a farlo perché io non leggo il contratto. Sempre, sì. Cioè, sì. L'assunto è sempre bello. Sì. Perché la prosa è ostile. Cioè, diciamo che la cosa bella di questa serie è che le motivazioni dei guai che andiamo sono sempre assurde. Cioè, lui prende il 40%, è il mio agente, prende un sacco di soldi, mi piace così, e non legge i contratti perché appunto è una prosa ostile quella dei contratti, come dice che lui. È molto italiano, diciamo. Beh, lui sì, beh, Sergio... prende il 40% per non leggere, e infatti dice, infatti prendi più di me, giustamente, cioè, quindi, che te lamenti, certo. E infine io ci sono rimasta malissimo, Lillo, qua si dice Lillo ha dei problemi, non è molto pratico con gli incantesimi, ma come? Cioè com'è successa questa cosa? Perché? Perché non sono pratico con gli incantesimi? Perché non ho, cioè, nel senso che lì nel film abbiamo appunto Cadia Follesa, che è una vera professionista degli incantesimi, capito? Io faccio incantesimi homemade, fatti in casa, che non,
non danno frutti, capito? Lei è proprio una vera paladina dell'universo, del multiverso. E come è stato affrontare anche questa parte proprio nerd, perché sappiamo che tu fai le miniature, ami i giochi di ruolo, è stato bello portarlo anche nella ma serie? Guarda, io mi piace fare parodia, a me personalmente, ma un po' a tutti noi, credo, un po' parodia delle cose che amiamo, cioè è più facile. Cioè io faccio la parodia dei supereroi perché li amo, perché sono appunto un nerd che legge ancora i supereroi, nonostante la mia età, legge ancora i fumetti. Però, tra l'altro, ho sempre detto che i supereroi è l'epica moderna, e quindi cioè, Achille, Ettore erano supereroi, quindi quello che studiavamo a scuola era un'avventura di supereroi, fondamentalmente, quindi non è una cosa così, diciamo, da sottocultura, ecco, è il mondo dei supereroi, a mio avviso. E, no, però detto questo, sì, insomma, è il mondo, sì, conosco quel mondo perché l'ho frequentato, continuo a frequentarlo, quindi perché non raccontarlo, anche perché non parodiarlo. Batman contro l'uomo e merda sarebbe bellissimo, se, ve lo dico. Sì, ma infatti, che poi Batman pure, com'è qua la storia di Batman, era bellissimo. Ti pare che, qualche impiccio? Le fatture, cioè uno così tutto ricco. Tutto fatturato. Cioè, Bruce Wayne. Grazie. Grazie per la ricchezza. Ciao. Ti pare che... Ho una domanda.